Buonasera ai telespettatori di Rete 8 e di L'Aquila al Centro. Oggi vi portiamo nell'alta valle dell'Aterno, la parte nord-ovest della città, e vi faremo vedere alcune chiese, ma soprattutto ci accompagnerà in questo viaggio attraverso tre paesi in particolare, Arischia, Pizzoli e Coppito, un giovane sacerdote. E quando dico giovane, è giovane sia perché ha meno di 40 anni, ma è giovanissimo dal punto di vista dell'ordinazione, perché lui è stato ordinato appena un mese fa. È Don Luca Capannolo, che è qui vicino a me. E perché iniziamo qui? Iniziamo qui da Arischia. Dietro di me vedete la chiesa di San Benedetto. È una chiesa bellissima, però non potremmo entrare perché dentro c'è un cantiere che credo che in questi giorni sia anche fermo. È stata rifatta, e come vedete questa bellissima facciata. Questa è una chiesa antichissima, piena di storia, che ha avuto a che fare, come tutte le chiese qui delle nostre zone, con i terremoti, in particolare il terremoto del 1703, quando questa chiesa fu gravemente danneggiata e purtroppo ci furono decine e decine di vittime. Ci sono le cronache dell'epoca che fanno veramente paura solo a leggerle. Don Luca Capannolo è di Arischia, è nato qui appunto 37 anni fa, ha vissuto la sua infanzia, la sua giovinezza in questa frazione del comune dell'Aquila, che fino al 1927 era comune. E come dire, la sua vocazione è maturata qui, naturalmente in paese e naturalmente all'interno della sua famiglia. Quindi la prima domanda che gli faccio è: quanto ha contato Arischia e la tua famiglia nel tuo viaggio che ti ha portato un mese fa a diventare sacerdote della diocesi dell'Aquila? Qui in questa chiesa, nella nostra abbazia, possiamo dire che è nato tutto, è nata una vocazione il giorno in cui fui battezzato, e proprio qui poi si è sviluppata anche negli anni questo mio avvicinamento alla chiesa, questo mio avvicinamento alla religione, questo amore per Dio, e proprio qui è iniziata questa grande storia d'amore tra Dio e me. E è importante infatti la chiesa in un paese, perché la chiesa molte volte la si vede come fosse una realtà laterale, no? Invece la chiesa, possiamo dire, invece è una realtà importantissima, perché non solo dal punto di vista sociale, ma anche e soprattutto dal punto di vista spirituale, può essere veramente una grande fucina di sorprese, come sono le vocazioni. Qui sono stato battezzato il 28 agosto del 1983 dall'allora parroco Don Giovanni Teramo, un sacerdote di cui ho un ricordo bellissimo, no? Un santo sacerdote che sicuramente è in cielo, e poi negli anni, anche grazie ai parroci che si sono susseguiti, Don Carmelo, Don Martino, ho avuto modo di cominciare a pensare a questa chiamata, che comunque adesso, con il senno del poi, capisco essere stata abbastanza precoce e abbastanza anche distinta, forte, e che comunque si è manifestata molte volte nella mia sia gioventù che adolescenza. La famiglia è importante, Giustino. In realtà la mia famiglia all'inizio non fu per niente contenta di questa scelta, no? Perché comunque è una scelta radicale, la vocazione, aderire comunque ad una chiamata così forte, spiazza non solo la famiglia, ma può spiazzare anche il parentato, tutti quanti. Quindi la famiglia all'inizio non è che è stata così contenta, però poi con gli anni si è visto un miracolo, si è vista questa possiamo dire questo cambiamento familiare, no? Quindi è stato bello vedere come una vocazione abbia poi dato modo di maturare ad una famiglia anche nella chiamata del Signore, ed è stato bello, abbiamo visto dei grandi miracoli in questi anni di formazione, che negli ultimi anni di formazione che ho avuto sia a Chieti, ma anche qui ultimamente all'Aquila. Allora Don Luca, tu hai parlato di formazione,
tu hai fatto anche un percorso di studi importante, tu hai due lauree e naturalmente studi sia extra religiosi che religiosi. Ecco, dici un attimino in breve quali sono stati i tuoi studi e di che cosa soprattutto ti sei interessato. Tu hai pubblicato anche un libro, tra l'altro, su una regina portoghese. La cosa mi ha incuriosito molto, magari se in pochi secondi ci puoi dire di che si tratta. Bene, sì, Giustino, io ho avuto un percorso di formazione abbastanza lungo, nel senso che prima di entrare in seminario comunque ho fatto altri studi, brevemente mi sono laureato in lettere, poi mi sono dottorato in lettere a Roma, nel frattempo avevo anche iniziato le scienze religiose qui all'Aquila, che poi anche ho concluso, e poi entrando in seminario ho dovuto ricominciare tutta la teologia da capo, quindi sì, ho avuto un bel percorso di studi. Oltre a questo sì, ho vissuto anche all'estero, ho avuto modo di vivere in altri paesi europei, e in particolare in Portogallo. Ecco perché nasce questa passione per la lusitanistica, questa passione per il Portogallo. Il libro infatti che è pubblicato nel 2014 per Aracne parla proprio di una ricerca filologica sulla vita di questa santa Elisabetta del Portogallo, che è una dei patroni dell'ordine francescano, è una delle figure più importanti dell'ordine francescano iberico e anche poi anche in ambito coloniale, con l'espansione coloniale del Portogallo. Una cosa importante, quello che voglio sottolineare, è che la vocazione è passata anche attraverso gli studi, non solo religiosi, perché poi Dio parla attraverso tutto, anche attraverso le altre discipline, no? Anche se discipline umanistiche, scientifiche. Io ho sentito molto la presenza del Signore anche nel mio percorso di studi. Tutto portava lì, anche se a volte io cercavo di scappare per paura, forse anche perché non ero ancora abbastanza maturo, però il Signore sempre mi ha parlato servendosi di tutto, dei libri, degli esami, delle esperienze che ho avuto con persone, anche di altre religioni, no? con le quali c'è un bellissimo rapporto e con le quali ancora adesso c'è una bellissima amicizia. Dalla chiesa parrocchiale di San Benedetto, chiusa, siamo scesi qui a Fonte degli Archi. Fonte degli Archi prende appunto il nome da questa fonte che è qui alla mia destra. Eravamo già venuti a giugno qui per una puntata di L'Aquila al Centro, i lavori ancora non iniziavano, adesso sono iniziati, sono i lavori di restauro di questa bellissima fonte che tornerà, come si dice, all'antico splendore. Ma perché siamo venuti qui? Perché Don Luca Capannolo, come tutti i neo-sacerdoti, ha celebrato la prima messa nel suo paese, cioè ad Arischia. Però il suo sogno probabilmente, anzi sicuramente, era quello di celebrare la messa nella sua chiesa parrocchiale, che abbiamo appena visto. Purtroppo la chiesa parrocchiale è stata danneggiata dal terremoto, i lavori ancora sono in corso, è chiusa e non è stato possibile. E quindi, come spesso succede, è successo in questi anni post terremoto, le cose vanno fatte, diciamo, in ambienti provvisori e precari, e qui la prima messa di Don Luca Capannolo è stata la celebrata qui, in questo capannone, in questa tenda che vedete, grossa tenda che vedete qui alle mie spalle. Adesso chiediamo a Don Luca di quel giorno e anche dell'emozione della prima messa fra i suoi compaesani e soprattutto davanti ai suoi familiari. Sì, eccoci qua, siamo di fronte alla tenda struttura dove io ho avuto proprio la grazia di celebrare la mia prima messa. Come diceva Giustino, sì, ci tenevo tantissimo a celebrare la mia prima messa nella mia parrocchia, perché così vuole l'usanza, ma così vuole anche il cuore, no? Nella mia parrocchia con la mia gente. E il 18 ottobre è stato, posso dire, il giorno più bello della mia vita. Celebrare la messa per la prima volta e celebrarla nel proprio ambiente, con i familiari, con gli amici, i parenti, e con il mio paese, è stata veramente una grazia, una gioia inestimabile, che veramente ha riempito
tutto il paese di, possiamo dire, di una sana allegria, gioia e contentezza. Tutta la mia storia vocazionale è stata tutta all'insegna dell'emergenza, emergenziale, no? Ovviamente si è definita molto bene dopo il terremoto, quindi tutto il periodo successivo è stato tutto segnato proprio dall'emergenza del terremoto. Ricordo quando fui ammessa agli ordini sacri, fui ammesso in piazza, la chiesa era già chiusa e stavano montando l'impalcatura della facciata. Quando sono stato ordinato diacono non ho potuto farlo nel paese mio, perché nel paese mio non c'è una chiesa grande dove poter celebrare in maniera decorosa il sacramento dell'ordine, quindi sono dovuto andare a Pizzoli, comunque dove sono stato già vari anni prima. E ecco la prima messa qui in una tensostruttura, anzi ringraziamo il cielo che abbiamo questa tensostruttura. Però veramente forse il fatto che ci sia stata sempre questo clima così di emergenza, questo clima così un po' di ristrettezze, no? nel poter fare le cose, mi ha fatto apprezzare l'essenziale delle celebrazioni, l'essenziale di quello che si celebrava, no? Quindi il sacramento, l'importanza della risposta a questa chiamata che si conformava nei vari passaggi a cui ho partecipato io, ma ha partecipato anche tutta la comunità. Ischia, ci siamo spostati a Pizzoli e in particolare qui davanti a questa chiesa, Santo Stefano a Monte, che grazie anche alla disponibilità del parroco di Pizzoli, Don Claudio Traganna, è aperta e adesso potremmo entrare anche a vederla, perché vale la pena vedere appunto tutti i tesori che questa chiesa contiene. Siamo venuti qui però perché? Perché Don Luca lo scorso anno fu ordinato diacono qui. Diacono è il passaggio, diciamo, che precede l'ordinazione sacerdotale. Anche qui fu una cerimonia bellissima con il cardinale Petrocchi, con molti sacerdoti della diocesi dell'Aquila, la chiesa strapiena, non c'era per fortuna ancora tutte le problematiche che abbiamo in questi giorni con il Covid, quindi con le mascherine e i distanziamenti, e fu veramente un bellissimo pomeriggio, e ce lo facciamo ricordare da Don Luca, al quale però chiedo, oltre ai ricordi che lui ha di quel giorno, faccio una domanda, come dire, che di solito si fa ai giovani sacerdoti. Spesso, appunto, i ragazzi sono un po' intimoriti dall'iniziare un percorso che può arrivare al sacerdozio, soprattutto per tre motivi: perché un sacerdote deve essere obbediente, quindi l'obbedienza, la povertà e la castità. E sono tre cose che non è sempre semplice avere in mente e sapere che bisogna rispettarle. Ecco, a Don Luca chiedo, anche in relazione a obbedienza, povertà e castità, qual è stato il suo percorso spirituale e personale?
Sì, allora, come diceva Giustino, qui siamo a Santo Stefano al Monte, l'antica sede degli arcipreti di Pizzoli, e qui sono stato ordinato l'anno scorso a giugno. Fu un bellissimo pomeriggio, una bellissima serata, e qui ho ricevuto il mio primo grado dell'ordine, del sacramento dell'ordine. Anche qui l'emozione fu grande, no? Non solo perché comunque mi immettevo, no? Tra gli ordinati della nostra diocesi, ma soprattutto perché in un certo qual modo veniva a concludersi un percorso di formazione che comunque era durato 7 anni a Chieti, nel seminario regionale di Chieti. Giustino diceva bene, molte volte i giovani sono intimoriti, no? Siamo stati intimoriti tutti, penso, perché la chiamata è una chiamata forte, radicale, e molte volte non si hanno tutti gli strumenti per una risposta rapida, pronta e decisa, quindi c'è bisogno di discernimento, c'è bisogno di una preparazione, c'è bisogno comunque anche di un avvicinamento ad una chiamata che è più grande di noi, la chiamata è più grande di noi. E la nostra formazione, infatti, come avviene è avvenuta in un seminario, dove i punti che diceva Giustino, obbedienza, povertà e castità, sono stati enucleati lungo tutto il percorso, l'iter formativo. Per quanto riguarda singolo punto, potremmo stare qua fino a domani mattina, però in breve, l'obbedienza è innanzitutto, non significa obbedire, non significa non fare quello che uno vuol fare, ma obbedire significa entrare in una coscienza più ampia, che è la coscienza comunque diocesana, la coscienza del vescovo, che è sempre per il bene, per il miglioramento della diocesi e per il miglioramento anche personale. La povertà è un tema di attuale, penso, urgenza, no? Soprattutto con questa pandemia che ci sta attanagliando in questo periodo, vediamo quante nuove povertà emergono. La nostra povertà è una povertà di scelta, no? Una semplicità di vita che forse ci rende anche più liberi e che ci riporta all'essenziale, alla bellezza dei rapporti spontanei, all'apprezzare la vita giorno dopo giorno, ogni dono che il buon Dio ci regala veramente quotidianamente. La castità non è una sottrazione da qualcosa, ma forse invece è un'occasione di apertura maggiore, più ampia verso tutti, riuscire ad accogliere tutti nel proprio cuore e ad amare tutti. Prima di entrare nella chiesa di Santo Stefano a Monte con Don Luca, qui alle mie spalle vedete un'altra delle cose belle di Pizzoli, il castello Dragonetti, che è un castello che ha una lunghissima storia, qui sono vissuti anche, sono nati e vissuti dei cardinali, e stranamente oggi abbiamo parlato spesso di cardinali, sia perché l'Aquila oggi ha un arcivescovo che è cardinale, ma soprattutto in questa chiesa è stato battezzato il neocardinale Enrico Feroci, che il Papa, appunto, il suo nome è stato letto proprio pochi giorni fa durante l'Angelus domenicale da Papa Francesco. Enrico Feroci è stato battezzato qui in questa chiesa perché il Papa era qui a Pizzoli per motivi di lavoro e lui è nato qui. Poi lui è stato a Roma, ha guidato la Caritas, ha avuto tantissimi incarichi, adesso nonostante già abbia 80 anni, per cui non parteciperà al conclave, però è diventato cardinale proprio pochissimi giorni fa. Adesso entriamo in chiesa. Siamo entrati in chiesa e qui dietro di me c'è un ciclo di affreschi della scuola, si presume, di Saturnino Gatti, quindi parliamo
fine 400, primi del 500. E proprio qui dietro di me, in alto, c'è l'immagine della Madonna col bambino. Da un lato, alla mia destra, c'è San Pietro Celestino e alla mia sinistra c'è San Bernardino, che sono i due santi patroni dell'Aquila. Sotto questa immagine chiedo a Don Luca di ricordare il giorno della sua ordinazione. 17 ottobre, Basilica di Collemaggio, pomeriggio, con l'arcivescovo cardinale Giuseppe Petrocchi, il clero aquilano e, da un lato, naturalmente, la presenza di Celestino V. Collemaggio c'è il mausoleo con i resti mortali di San Celestino V. Allora, a Don Luca chiedo le emozioni di quel giorno, come ci ha detto poco fa, delle emozioni del giorno in cui è celebrata la prima messa fra i suoi compaesani. Sì, chiedere a un sacerdote emozioni sul giorno della propria ordinazione è una domanda grandissima, perché è il giorno più importante della propria esistenza. Durante l'ordinazione si realizza una vocazione che comunque ha avuto un suo iter e si è sviluppata con la stessa vita del sacerdote. È stata molto bella quella giornata, perché si è proprio manifestata, no? Questa bontà del Signore nei miei confronti nella chiamata, e si è manifestata attraverso l'accoglienza che la Chiesa dell'Aquila mi ha fatto grazie all'ordinazione del nostro cardinale arcivescovo Giuseppe Petrocchi. È stato molto bello condividere con il clero aquilano questo giorno, e clero aquilano di cui io sono entrato a far parte e di cui sono orgoglioso di far parte della nostra bella chiesa aquilana. Ed è stato ancora più bello condividerlo con le persone che sono riuscite ad entrare in basilica, perché c'erano delle norme molto rigide a causa della pandemia, che però hanno permesso comunque a un buon numero di persone di partecipare in totale sicurezza. È stata una giornata veramente memorabile, la giornata in cui io sono stato, tra virgolette, possiamo dire, trasformato dalla grazia del Signore, e sono stato ordinato sacerdote. In compagnia di Don Luca siamo arrivati a Coppito. Perché Coppito? Perché proprio pochissimi giorni fa il cardinale ha assegnato questa parrocchia a Don Luca come viceparroco, naturalmente, perché qui c'è già un parroco, Don Giuseppe. E qui dove siamo adesso, sulla mia destra, c'è la chiesa di San Pietro in Coppito. È bene farla la distinzione, perché poi in città, dentro il centro storico dell'Aquila, c'è la chiesa di San Pietro a Coppito. E qui a fianco a questa chiesa, come vedete dietro di me, c'è la sede della Caritas, il luogo che dove molti vengono per essere aiutati sia dal punto di vista economico, naturalmente, anche dal punto di vista spirituale. Come vedete è anche abbastanza frequentato, soprattutto in questo periodo in cui le difficoltà si sono moltiplicate. Coppito solo nominalmente è una frazione del comune dell'Aquila, perché qui siamo a due passi dall'ospedale, a due passi dall'università, e l'espansione urbanistica, soprattutto degli anni 70, praticamente ha unito Coppito con la città, quindi adesso è anche difficile distinguere l'Aquila dalla frazione di Coppito. Quindi Coppito è sostanzialmente l'Aquila. Quindi questa parrocchia assegnata a Don Luca è una parrocchia importante, che segue centinaia e centinaia di persone con mille problemi, e quindi l'arcivescovo ha chiesto a Don Luca di dare una mano al parroco qui della chiesa per seguire nel miglior modo possibile questa comunità. Allora, eccoci qua, benvenuti nella parrocchia che mi vedrà viceparroco. E è bene ricordare anche le altre realtà dove sono fatto servizio pastorale. Innanzitutto Santa Rita, dove ho fatto 4 anni da seminarista, Paganica, dove sono stato diacono per 1 anno, ed eccoci qua a Coppito, e tu sarà tutta una sorpresa, sarà tutta una sorpresa.
Siamo dentro la chiesa di San Pietro in Coppito e dietro di me vedete la storia dell'arte della nostra città, potremmo dire. Questi sono affreschi attribuiti a Saturnino Gatti o alla sua scuola. Sono un ciclo bellissimo e che arricchiscono questa chiesa altrettanto bella. Bene, questa è la sede che è stata assegnata come viceparroco a Don Luca. E a Don Luca vorrei, per chiudere, vorrei fare una domanda sul ruolo di un sacerdote all'interno di una comunità, come abbiamo detto, grande come Coppito. Coppito è l'Aquila sostanzialmente, qui abitano migliaia, decine di migliaia di persone. E il Papa spesso ha ricordato che il prete, il parroco, non può essere un impiegato che apre lo sportello a una certa ora del giorno per celebrare la messa, i funerali, i battesimi o altro, ma è qualcuno che deve stare in mezzo alla gente. Ecco, dal tuo punto di vista, tu che inizi adesso sostanzialmente, che cosa ti è stato insegnato e che cosa proverai a fare? Naturalmente poi non tutto quello che uno vuole riesce chiaramente a fare, però magari provarci è sempre importante. Allora, innanzitutto mi inserisco in una realtà molto bella come quella di Coppito, che è già guidata e diretta da Don Giuseppe Giannorio, che ringrazio anche per l'accoglienza che mi ha fatto in questi giorni. Dicevi bene, caro Giustino, perché il sacerdote deve stare nella propria comunità. Il Papa ci ricorda sempre che il sacerdote deve puzzare delle pecore che gli sono state affidate. E questa è la mia, possiamo dire, quello che mi auguro, no? Quello di essere sempre un sacerdote di paese, di strada, voglio stare in mezzo alla mia popolazione, voglio stare in mezzo in mezzo ai parrocchiani che mi sono stati affidati come viceparroco. Molte sono le aspettative, innanzitutto i giovani, innanzitutto le giovani coppie, ma anche tutti quelli che il buon Dio mi metterà davanti. Coppito è una bellissima realtà, è una realtà molto dinamica, ci sono molte associazioni con le quali mi piacerebbe intessere un dialogo, ma anche una collaborazione fervida per il bene di tutti, per il bene di tutti. E sono contentissimo quindi di essere qui a Coppito e non vedo l'ora di mettermi all'opera a servizio di tutti i coppitani.